Maria Centracchio, allora intanto complimenti. Non so se tuo padre ti ha riferito, sei riuscita insomma anche a farmi bere un calice di champagne, a me che sono astemio, quindi È direi un che onore. insomma è stato il massimo per me. Grazie, grazie, è un onore. Senti, allora raccontaci com'è andata quest'ultima, perché Bernardo ci ha raccontato. È stato in Ungheria un test molto, molto anche particolare, no? Perché ci hanno provato Sì. ad escluderti. Sì, diciamo che la gara è iniziata col piede sbagliato, perché per delle ingiustizie arbitrali sono uscita fuori al primo turno e in questo modo non ho potuto guadagnare altri punti che invece già solo vincendo un primo incontro mi avrebbero messo al sicuro completamente nella classifica per la qualificazione. Quindi uscendo fuori al primo turno non ho aggiunto punti alla mia classifica. E ho dovuto sperare fino alla fine che le atlete in posizione più bassa della mia, quindi dietro di me nella ranking, non scavalcassero il mio punteggio. Quindi è stata una gara di attesa e di speranza che appunto nessuno superasse il mio punteggio per rimanere salda nella qualificazione. Quindi è stata una gara sofferta. Adesso Molto. spiegaci un attimo, perché praticamente tu e altre 17, giusto, vi Sì. Esatto, contenderete alla fine il titolo olimpico. sono praticamente 18 ragazze qualificate in base al ranking mondiale e in più ci saranno dei posti assegnati a dei continenti più svantaggiati, quindi oltre noi 18 saranno anche altri 4-5 posti assegnati ai paesi più piccoli, diciamo, per permettergli di partecipare. Quindi in totale saremo una ventina di ragazze poi a combattere a Tokyo per il titolo olimpico. Certamente, a te che fai? Perché insomma sei stata ospite anche delle volte qui nei nostri studi, a te che hai fatto dello judo una delle tue ragioni di vita principale, così, no? Lo posso dire? Certo, assolutamente. Ecco, allora che cosa, cioè probabilmente da quando eri bambina pensavi che quello, il tuo sogno, diciamo più ricorrente probabilmente era la partecipazione alle Olimpiadi, perché secondo me non Certo. c'è niente di più bello per un atleta che Certo. andare alle Olimpiadi. Assolutamente, proprio è stato fatto tutto in funzione di questo, soprattutto negli ultimi anni, quando ho visto che la strada poteva concretizzarsi, ho messo tutto l'impegno e tutto il lavoro in funzione di questo obiettivo. Ti sei sacrificata anche molto. Quello sì, ma quello fa parte dello sport in generale e della vita. Lo si fa a prescindere dai risultati. Poi quando vengono anche i risultati è ancora più bello. Senti, il tuo carattere forte, perché io lo so che c'hai un carattere molto molto forte, sicuramente questa partecipazione per te è soltanto lo striscione di partenza, perché è chiaro Assolutamente. che non ti accontenti, no? No, no, certo, no, assolutamente. Ovviamente la vivrò con uno spirito molto più leggero e molto più sereno, perché fino a qui c'è stata molta tensione, fin quando non è stata sicura la qualificazione, proprio perché volevo tantissimo questo obiettivo, raggiungere questo obiettivo. Da adesso in poi lo affronterò in maniera molto più gioiosa, sapendo che è una cosa bellissima, ma ovviamente con determinazione e con l'obiettivo di raggiungere una bellissima medaglia. Naturalmente, se vincessi anche una medaglia, chiaramente faresti felice, insomma, non soltanto la tua famiglia, non soltanto gli amici che ti conoscono, ma insomma tutta la regione, questo lo sai. Certo, assolutamente. E sarebbe veramente un onore e appunto l'obiettivo è proprio quello. Senti, ci diceva tuo padre che hai avuto anche un piccolo contrattempo fisico, ma insomma nulla di grave. Sì, proprio durante l'incontro del mondiale ho avuto un problema alla spalla
è una piccola distrazione muscolare che però nelle prossime settimane tornerà a posto e potrò dedicarmi completamente poi alla preparazione per le Olimpiadi. La tua gara è fissata il 27 luglio, Sì, esatto. quindi sarà quel giorno che io personalmente non mi sposterò dal televisore. Questo, insomma, ci puoi contare, e quindi stai Grazie. certa che noi di Telemolise certamente faremo il tifo per te. Ma quando partirai per questa avventura? Partiremo il 16 luglio, è il tempo di, diciamo, di ambientarci con il fuso orario giapponese e poi di entrare nel villaggio olimpico e gareggiare. Senti, quali pensi che possono essere le difficoltà maggiori che potrai incontrare? Ma difficoltà, quelle che può portare una gara, la gara è sempre difficile e particolare, gli avversari sono tutti pericolosi, quindi niente di più, niente di meno. È una gara importante, ma nella pratica come le altre, quindi niente di diverso da quello che ho fatto negli ultimi anni. Senti, le avversarie più pericolose? Ce ne sono tante. La favorita è la francese, 5 volte campionessa mondiale, che sicuramente andrà lì per prendersi il titolo, però la cosa bella del judo è che nessuno è imbattibile e che tutti possono dire la loro, quindi è tutto aperto. Alla fine, se ti riesce un Ippon, così come riuscì Esatto. nelle ultime Olimpiadi al tuo amico Basile, no? Esattamente, è il bello del nostro sport, tutti possono arrivarci lassù. Va bene, Maria. Allora, noi ti rinnoviamo. È chiaro che la redazione sportiva di Telemolise, ma insomma, io credo di interpretare veramente il pensiero di tutti gli sportivi, di tutti coloro che in qualche maniera amano lo sport, in particolare molisano, e certamente nel momento in cui sarai coinvolta anche a livello di cerimonia di inaugurazione, credo, Certo, sì. no? Ecco, nella sfilata, insomma, non ti dimenticare di portare anche un pezzo, insomma, di Telemolise insieme Certo, assolutamente, lo farò. a te. In bocca al lupo allora, Maria, e ti Credo aspettiamo con una medaglia al collo. in Dio. Va bene, grazie mille.